Sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Oggi una puntata del venerdì un po' atipica perché sì, ci proietteremo verso Avellino Bari, però in questo fine settimana a Bari ci sono i campionati italiani di Taekwondo, c'è davvero il meglio di questo sport per quel che riguarda il panorama nazionale. Ne parleremo con un ospite straordinario perché insomma ero arrivato sino al bronzo olimpico, però mai un oro olimpico, perché con noi il team manager della nazionale, oltre che membro, una cosa importante, del consiglio direttivo del Consiglio Nazionale del CONI, Carlo Molfetta. Oro, lo ricordo, alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Carlo, davvero grazie per essere qui con noi. È assolutamente un piacere ritornare sempre nella mia terra, Una quindi. medaglia d'oro, insomma, non capita tutti i giorni, peraltro ci facesti vivere delle grandissime emozioni che adesso andremo in qualche modo a ricordare. Scrive del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno, ma è addetto stampa di questa manifestazione di Taekwondo, non so se abbia mai calciato in aria. Davide Lattanzi, ciao Davide, ben ritrovato. Il calcio in Ciao, ciao. volo, no? L'arte coreana d'origine, ma che a Mesagne, la tua città, ha trovato una sorta di oasi, di isola felice, perché lo ricordiamo, ricordiamo la storia, il maestro Baglivo che aveva vissuto in Germania, trasferisce il know-how, ha visto questo sport praticato in Germania e lo porta praticamente a Mesagne, coltivando tanti giovani che si avvicinano con entusiasmo, tra questi anche Carlo Molfetta. Insomma, una storia particolare, una storia da raccontare, perché nel frattempo a Mesagne è ancora lo sport per eccellenza il Taekwondo. Assolutamente sì, negli ultimi anni, addirittura dopo le mie Olimpiadi, abbiamo conquistato altre due medaglie d'oro a dei campionati del mondo e tutte e due sono arrivate dalla mia palestra, quindi da Mesagne, quindi dalla Puglia. Dalla Puglia. E quindi i bambini si avvicinano al Taekwondo, cioè mentre magari qui a Bari gran parte dei bambini si avvicinano al calcio, a Mesagne gran parte dei bambini si avvicinano al Taekwondo, una cosa veramente curiosa, È no? uno sport cittadino, poi assolutamente il maestro Baglivo è molto paterno, quindi parecchi genitori lo affidano i propri figli a lui. E qui vediamo alcune immagini di Taekwondo. Sei Sì, tu questo? sono io, questo è un video mio, credo sia qualcosa che gira su internet, i calci migliori in generale. Che velocità, eh? Ebbè, Pazzesco. ero un atleta. No, lo sei ancora, insomma. Poi non dimentichiamo che un certo Zlatan Ibrahimovic si ispira al Taekwondo, l'ha praticato e in alcuni colpi sui campi di calcio si vede che l'ha fatto, insomma. Sì, assolutamente sì. Lui ha un'elasticità importante, viene sicuramente dall'aver praticato questo sport. Allora, apriamo le telefonate 080 501 9998. Tra poco anche la conferenza stampa di Colantuono. Davide, con che spirito il Bari si avvicina a questa trasferta ad Avellino? L'aritmetica dice ancora che il Bari ha qualche speranza. Ragionevolmente, quante speranze dà il Bari ancora di infilarsi sul terreno dei playoff? Enzo, per quanto riguarda la matematica, secondo me le speranze non sono poche, perché io sono convinto che a 61 punti nei playoff ci si entri. Ci sono ancora partite, scontri diretti, Perugia-Spezia, in questo turno sarà una delle gare più importanti, forse per determinare proprio l'intera griglia delle 8 e anche per capire se i playoff, ci saranno, dato il distacco tra terza e quarta. Però io sono convinto che 61 punti sia una quota. Non dico che mette al riparo al 100%, ma che dia ottime probabilità. Il problema è come ci arriva la squadra, perché la squadra, vista nell'ultimo mese, è una squadra scarica, è una squadra, che in questo momento non sembra avere proprio il sacro furore dentro, che non sembra crederci. E quindi questa è la parte più preoccupante, al di là dell'aspetto puramente matematico. Detto questo, chiaramente Avellino è una partita che i tifosi sentono, ci sarà un'atmosfera, pazzesca lì perché hanno caricato tantissimo Mi dicevano questa stamattina gara. 300, più di 300 biglietti venduti, 800 posti complessivi nel Io settore penso ospiti. arriveremo tranquillamente ad oltre 500 baresi ad Avellino e mi auguro che la squadra quantomeno tenga fede a questo, al pubblico che non l'ha mai abbandonata, che l'ha seguita un intero anno e quindi Se non sbaglio, un calciatore la del Bari è onorino. tuo concittadino, Morleo, può essere di Mesagne? Sì. Archimede Morleo di Sì, Mesagne, è di Mesagne, giusto? sì. Non mi sbaglio. Allora, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Eccoci, ciao.
Pronto? Chiamo da Bari. Ciao, ciao. Volevo fare una premessa, ciao. Riguardo al Bari, io penso che non siamo fortunati con i telefoni dei nostri telespettatori, non vanno benissimo. Prova? Sì, riprova. Mi sente? Sì, vai. Pronto? Ti sentiamo, vai, sì. Vai. Ciao Enzo. Ciao. Sono Beppe, volevo sapere quello che volevo capire, a parte la matematica che dice che ancora il Bari ha delle possibilità sì. per accedere, però, anche se io credo che non ce la farà, perché la squadra è scarica sì. e ormai con l'Antuono e i saluti. Io sì. penso che il Bari dovrebbe ripartire da Brienza e Floro Flores e Galano, perché questi tre possono... possono fare la differenza, sei stato chiaro, grazie per il tuo intervento. Carlo era appassionato di calcio, non ha mai nascosto la sua fede per l'Inter, ma dai uno sguardo anche al campionato di Serie B? Assolutamente sì, quest'anno ho seguito molto la Serie C perché il Foggia è ritornato in Serie B dopo tantissimi anni, quindi mi fa piacere. Seguo sempre con molto quasi da ambasciatore dello sport pugliese, insomma. Sì, eh. sì, assolutamente. La Puglia sempre prima di tutto. Poi, ovviamente, la passione è l'Inter, quella la seguo sempre, quando posso vado sempre. Spesso. Ho visto che mentre il nostro amico da casa parlava, tu hai detto, insomma, ci vuole un po' più di ottimismo in certi casi. Sì, no, sì, assolutamente. Anche perché credo che in generale che la squadra sia un po' lo specchio dei tifosi. Quindi, per quanto il tifoso possa sostenere la squadra, se lo sostiene perché lo deve sostenere è un conto, se lo sostiene perché ci crede realmente che uno può arrivare, allora dà un valore aggiunto, qualcosa insomma. In più alla squadra, sicuramente. Allora, prendiamo una telefonata, sì, pronto? Pronto, sono Mauro Vanni, saluto te e gli ospiti. Grazie. Sei dentro, l'unica speranza è che stasera la Spezia perda Perugia e noi vinciamo ad Avellino e noi abbiamo perduto delle playoff. Grazie. Se non succede sì. questo, è finita. Lunedì ciao. Vado a casa, Sogliano e con l'Andone. Grazie, grazie, grazie. In effetti il risultato di stasera, il più favorevole al Bari potrebbe essere una vittoria del Perugia sullo Spezia. Uno perché terrebbe in vita i playoff. Esatto. Perché non dimentichiamo che Perugia ha già 8 punti di ritardo dal Frosinone. Come sì. sapete, se tra la terza e la quarta ci sono, anzi sì, tra la terza e la quarta ci sono 10 punti, non si disputano i playoff. Sì. Quindi il Perugia vince e resta in corsa, lo Spezia che ha 3 punti più del Bari si fermerebbe, però il resto dobbiamo farlo noi, perché se il Bari continua a non vincere tutti questi discorsi non hanno alcun significato. Non solo, bisogna anche tenere presente il Frosinone, perché al momento abbiamo 16 punti di distacco dal Frosinone. Saremo già fuori per questo, saremo bisogna già fuori contenerli per questo, a 14, giusto? Io non credo che il Frosinone farà 3 vittorie, dico la verità, perché il Frosinone, le prossime due sono due partite molto complicate, incontra il Trapani, sì. che è una squadra che si deve salvare, sta dando fastidio a tutti, e la prossima va a Benevento. Benevento-Frosinone può essere la partita veramente che determina i playoff in Serie B. Chiaramente il Benevento dovrà dare tutto per se stesso e anche per l'intero campionato. Carlo, un campione olimpico, uno che ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, con che sguardo guarda i divi del calcio? Perché è inutile nascondere, cioè c'è un abisso insomma tra l'essere il numero uno nel calcio o comunque un giocatore importante nel mondo del calcio e essere un oro olimpico nel taekwondo. Beh, diciamo che è più un divario fissato dai media che dalla realtà di risultato, perché sì. poi sappiamo bene che vincere un'ora all'Olimpiadi forse è la cosa più importante grande che ci possa essere che per sportivo, sia per sì. uno sportivo. E ovviamente poi il fatto di fare uno sport così praticato come il calcio ti semplifica tante cose, fare uno sport meno pubblico come può essere il taekwondo ti mette alcune differenze e alcune difficoltà che non sono da sottovalutare, però la questione è vincere un oro olimpico ti dà una gratitudine personale che non esista media che tenga. È vero, poi posso essere seguito o non seguito, posso essere considerato famoso o non. Io quando morrò comunque rimarrà il fatto di aver vinto un'Olimpiade. Ci mancherebbe altro, anche perché l'hai vinta dopo una finale
strepitosa, insomma, io ricordo di aver visto tutte le tue gare praticamente in quelle Olimpiadi, francamente erano grandi emozioni. Devo dire che noi abbiamo anche una responsabilità per certi versi, cioè facciamo vedere tanto calcio, facciamo vedere questi sport solo in alcune occasioni e poi li smarriamo per strada. Invece a mio avviso va educato il telespettatore a capire lo sport che sta vedendo. È chiaro che se vedi molto ogni tanto una gara di taekwondo, alcuni passaggi te li perdi, però se ti abitui a vedere il taekwondo e sai qual è il colpo che ti dà tot punti o il colpo che ti appassioni anche lì, cioè voglio dire, io l'altro giorno ho parlato e poi andiamo in pausa pubblicitaria, la squadra di Conversano femminile ha vinto una finale di Coppa Italia 32-31, 31-30, tu immagina che partita è stata, insomma. È chiaro che poi se non vediamo mai la palla a mano, alla fine resterà soltanto una notizia che Conversano ha vinto la Coppa Italia di pallamano femminile, ma se l'avessimo vista forse ci sarebbe venuta voglia magari di vedere una partita di pallamano, insomma. Questa è la differenza. Vabbè, comunque l'occasione a Bari c'è, fine settimana, oggi, domani, dopodomani, campionati italiani di taekwondo, c'è davvero il meglio in assoluto. Mi dicevi addirittura che combatte anche Sarmiento, che è una gloria del taekwondo, bronzo o argento, non mi ricordo, le Olimpiadi. Bronzo alle Olimpiadi, le di Londra, sì. E argento a Pechino. Insomma, tanto di cappello. Pubblicità, poi torniamo insieme. Rieccoci insieme, seconda parte del Bianchi e Rosso TV Sport, tra poco la conferenza stampa del tecnico del Bari Stefano Colantuono, ancora una volta squadra in piena emergenza, mi diceva prima l'amico e collega Davide Lattanzi che ci sono quattro della sì. Primavera, due per la prima volta convocati, giusto? Coratella e Curtis sì, sì. Oltre a Portoghese e Turi, che sì. Erano già stati convocati in altre occasioni, perché si è fermato anche Macek, sì. Quindi non è disponibile. Quindi a centrocampo chi gioca? Scusa, giocano Salzano, giocano Vizzi e poi? Greco forse. Sì. Non ce ne sono altri. Non ne vedo altri, sì. Quindi l'unico settore dove non c'era emergenza ora c'è. Infatti un amico scrive, Lorenzo, dovresti invitare in trasmissione un preparatore atletico ed un fisioterapista per dare una spiegazione di questi tanti e lunghi infortuni che hanno afflitto i giocatori del Bari. Sarebbe giustificabile più nel taekwondo, tu di infortuni non ne hai avuti pochi, eh? Io ne ho avuti tanti, però il mio era più un problema, dipendeva molto dal mio modo di combattere, molto al limite dell'atleticità, quindi spesso cadevo male e quindi mi infortunavo. Ginocchia? Ginocchia, sempre ginocchia. Il problema nel calcio è che danno troppo, almeno per quello che mi è sembrato di vedere, sì, nei giri che ho fatto, soprattutto dopo le Olimpiadi, secondo me danno veramente troppa poca importanza all'elasticità muscolare. I ragazzi sono quasi tutti rigidi. E quello poi consente a un facile infortunio, perché non avere una buona elasticità muscolare, certo. Poi ti vincola. Invece abbiamo visto prima dei tuoi colpi, insomma, sembri quasi Ibra non si è quasi mai strappato. L'unico si è fatto male solo l'altro giorno. Adesso le ginocchia, però non si è mai strappato. È vero, pur avendo una struttura fisica importante, questo la dice lunga. Sentiamo Colantuono in una probabilmente delle ultime conferenze stampa qui a Bari. Sentiamo Colantuono. Ma sappiamo questa cosa qui, quindi è una partita molto sentita e per cui dovremo cercare di fare il possibile per accontentare i nostri tifosi, che anche domani so che saranno numerosi, e quindi vogliamo farlo per i tifosi, chiaramente, perché è molto importante questo qui. E poi perché ci teniamo a finire questo campionato nel miglior modo possibile. Poi alla fine faremo i bilanci e andremo a vedere cosa sarà accaduto. Preso atto, insomma, non andremo a discostarci molto tatticamente da quello che abbiamo fatto nelle scorse settimane, chiaramente con qualche interprete diverso, e andiamo avanti così con quelli che abbiamo, che però comunque è una squadra che può andare a fare una partita tosta e gagliarda in quel di Avellino, al di là, come dicevo prima, al di là dell'assenza. Diciamo questo, noi dobbiamo provare a fare questo tipo a prendere questo treno, insomma, come l'hai chiamato giustamente tu. E ci abbiamo possibilità, poi vedremo se questi playoff si faranno o non si faranno, perché poi ci sono anche altre dinamiche, se quelle tre vanno più forti di tutte, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi, fino a che lo spiraglio c'è, non dobbiamo lasciare nulla al caso. No, io non posso parlare ora di futuro, ma non, guarda, parlare di futuro ora, specialmente pubblicamente, potrebbe distogliere la squadra da altri obiettivi, assolutamente no. Futuro se ne parla alla fine campionato. Adesso noi dobbiamo essere concentrati
su quelle che sono le sorti di questa squadra per queste tre partite. E questo è Colantuono, prima della trasferta di Avellino. Colantuono, ho letto anche delle altre dichiarazioni, ha detto non è una squadra spumeggiante per caratteristiche, ce ne siamo accorti, ma abbiamo sempre dato tutto. Obiettivamente, non lo so, una squadra che non fa gol da cinque partite, che fuori casa non segna da 500 e passa sì. minuti, ha vinto due volte soltanto, francamente sul piano anche strettamente caratteriale, insomma qualche dubbio lo lascia, però insomma ognuno dice la sua, l'allenatore è libero anche di dire quello che pensa di dire, però un'idea su questo campionato un po' ce la siamo fatta un po' tutti. Ora, che il Bari possa farcelo meno, dal punto di vista aritmetico ci può stare, bisogna vincere tre partite su tre, altrimenti non ce la fai, vedremo insomma quello che accadrà, è inutile sbilanciarci anche troppo in giudizi e pronostici in questo momento. Come dice Colantuono, aspettiamo che insomma le remote possibilità di agganciare i playoff si concretizzino o no, e poi magari avremo le idee ancora più chiare. Un po' come la tua Inter, devo dire, il Bari, Carlo, perché è una squadra che cambia giocatori in continuazione, quest'anno 25 giocatori nuovi, 10 un mercato, 15 all'altro, nelle precedenti due stagioni stesso discorso, ma che non fa mai squadra. Beh, credo che il problema in una squadra sia avere una compattezza alla base. Noi in questo momento, dico noi dell'Inter, in questo momento abbiamo una società in continua evoluzione, quindi finché non ci assesteremo da un punto di vista societario sarà difficile assestarsi poi in mezzo al campo, quindi l'altalena che poi viene in campionato è un po' lo specchio di quello che c'è in società. Sei diventato amico di alcuni calciatori o no? Hai frequentato? Perché insomma, Ho fatto un corso di master insieme a Zanetti, quindi l'avevo già conosciuto quando ero stato a Piano, ho avuto la fortuna di trovarmelo anche in classe. E così come lo vediamo in televisione, sei uguale? Sì, sì, assolutamente. Molto alla mano, molto sempre ordinato, preciso, se gli si scompone un capello lo rimette subito a posto. È perfetto, è un preciso, diciamo, è un preciso. L'uomo perfetto, poi voglio dire, si distingue anche per alcune iniziative di solidarietà e beneficenza rivolte in particolare al suo paese, all'Argentina, insomma, che gli fanno, sì, che gli fanno onore. Qui intanto vediamo queste immagini. Senti, ma cosa ha fatto la differenza fra te e gli altri alle Olimpiadi e spesso nella tua carriera? Cioè, quale ritieni sia dal punto di vista tecnico o anche caratteriale il tuo valore aggiunto, quello che ti ha fatto vincere gare importanti? Allora, io di mio caratterialmente sono un ambizioso è un caparbio, quindi a volte questo nella vita di tutti i giorni può diventare un piccolo. Quanto vale questo colpo? Lo spieghiamo a chi vede. 4 punti si è portato col giro. Colpo, sì. No? Sì, più di 4 punti non possiamo prendere. Il calcio girato al viso sono 4 punti. Calcio girato al viso 4 punti, poi? Frontale al viso sono 3 punti, 2 punti alla corazza, con rotazione invece 3 punti, si aggiunge sempre, sì, un punto. Il pugno un punto. Cioè se lo colpisci da dietro, questo discorso. Se fai intendi un giro dorsale, dorsale si aggiunge un punto. Quindi se alla corazza sono 2 punti e 3 punti, diventano 3 e 4. Vabbè, allora, no, lo diciamo agli amici che verranno al palazzetto dello sport, a Pallaflori, a vedere le gare, insomma. Assolutamente. Ci sono 600 iscritti, ho letto bene, più di 600 sì, iscritti, sì, sì. Molte cinture nere, vuol dire il top, insomma, livello massimo per quello che riguarda queste gare, ci sono anche dei giovani di belle speranze, c'è tutto praticamente, tutto il mondo, il panorama del taekwondo italiano per 3 giorni a Bari. Peraltro non è la prima volta che Bari ospita i campionati italiani di taekwondo, credo sia accaduto 4 anni fa, o nel 2013. Sì, 2013. 2013. C'eri quella volta come atleta? C'ero, sì, c'ero come atleta, mi sono strappato ai quarti di finale e quindi ho dovuto abbandonare. Avevi già vinto le Olimpiadi comunque, insomma, ti sei strappato al momento, insomma, se proprio devi strapparti ti sei strappato al momento, giusto. Momento giusto. C'è una telefonata, pronto? Ciao Enzo, Nicola Tripetista. Ciao Nicola, ciao. Ciao Enzo, senti, io sentendo ieri, la puntata di ieri e quella di oggi dove ci sono queste due persone molto preparate e discrete, anche il giornalista, volevo fare due appunti. Uno, avete scomodato Zanetti, secondo me Zanetti deve fare un libro
dove deve spiegare come è arrivato fino a 40 anni e passa a giocare a pallone senza problemi fisici e anche morali. E questo libro deve essere letto... E soprattutto senza spettinarsi, a quanto pare. Deve essere letto da questi giocatori ricchi che se noi... Allora, il problema, dobbiamo andare a toccare il portafoglio di questi giocatori. Quando non rendono... Una società che investe soldi su di loro deve andare a togliere quei soldi che non meritano. Uh-huh. Se sono infortunati, allora adesso non tocchiamo il fatto degli infortuni, vabbè, perché come ti ho detto anche io, gli infortuni purtroppo bisogna anche diagnosticarli in tempo. Vedi la risonanza di Flora Flora se a distanza di 4 settimane, uh-huh, e la cosa a me onestamente non piace. Vabbè, comunque, questi sono fatti che sono, non possiamo conoscersi in fondo. Sono tanti argomenti. E faccio un in bocca al lupo al ragazzo che anche io l'ho seguito a Londra, quando a Londra ha preso loro, e mi sono veramente divertito. Ciao. Grazie. Ti considero un ragazzo, anche se hai finito la carriera, insomma, è bello, ti ho fatto un bel complimento. Bene, lo ringrazio assolutamente. A Londra. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. Rieccoci insieme, terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport con Carlo Molfetta, oro olimpico Taekwondo Londra 2012, e il collega Davide Lattanzi della Gazzetta del Mezzogiorno. La tentazione di parlare però del futuro del Bari è sempre molto forte, capire cosa accadrà, perché insomma ormai ci siamo, insomma, in un modo o nell'altro bisogna affrontare questo tema. Allora, fatto salvo che il Bari ha ancora delle chance, per me molto ridotte, ma ce li ha, di centrare i playoff, che futuro vedi? Nel segno di chi? Enzo, innanzitutto inutile nascondersi, bisognerà riprovarci, perché il campionato di Serie B non ti consente di programmare lentamente, è un campionato dispendioso dal punto di vista economico, e il Bari ha bisogno in questo momento di risorse anche dal campionato superiore. Io cercherei di non passare da un'altra rivoluzione, magari di questa squadra si può salvare poco, però quel poco che c'è salviamolo, perché altrimenti ogni anno bisogna ripartire da zero e creare poi la famosa identità diventa un problema. Quindi qualcuno di questi giocatori va salvato. Secondo, va preso un tecnico che dà un'impronta vera alla squadra, perché in questi 3 anni, diciamo, post fallimento noi non l'abbiamo mai avuta, da Mangia, Nicola, Camplone, adesso con Stellone e Colantuono, il Bari non è mai stato riconoscibile nel suo modo di giocare. Quindi mi piacerebbe avere un allenatore che dà la sua impronta alla squadra. E poi vedere quali di questi calciatori si possono uniformare al nuovo credo e cercare di agire di conseguenza sul mercato, cercando di allestire anche una squadra più fresca, più brillante, più godibile, perché il Bari in questi anni ha avuto anche il problema di essere sempre una squadra molto attempata, molto compassata anche nel modo di esprimersi. Prendiamo una telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, appunto, in merito mi volevo collegare al discorso che ha fatto adesso Davide. Sì. Premessa, la società, secondo me, a mio parere, ha fatto ciò che poteva fare, l'ha fatto bene, sì. Purtroppo sono annate che vanno male. Però per quanto riguarda il tutto allenatore, se in caso devono cambiare, si parla appunto sui social di un certo De Canio. De Canio, ricordiamoci che ha allenato il Lecce, quel famoso derby. È vero che probabilmente lui è sente, però sinceramente io da tifoso non lo vorrei, perché mi collego purtroppo a quell'episodio, a quell'evenimento. È un brutto ricordo. Vabbè, grazie Daniele per il tuo intervento. In verità vi erano tanti nomi, presto ormai per il Toto allenatori. C'è Sannino che ad esempio dovesse restare Sogliano, che a mio avviso diventa un candidato serio, perché spesso ho lavorato con Sogliano. A me piacerebbe, nell'ottica di quello che diceva Davide, uno come De Zerbi, col quale costruire un progetto. Secondo me è uno dei candidati forti, De Zerbi. Un altro che potrebbe entrare nella nostra... Gattuso, no? Si è tirato fuori lui. Settimana scorsa. Però Moreno Longo della Provercelli, che peraltro ha tutta la famiglia da parte di mamma barese. Sì. E De Canio è veramente la prima volta che lo sento, però De Canio sarà pure stato il tecnico del Lecce in quel derby e fece un mezzo miracolo comunque, sì, a salvare quel Lecce lì. Peraltro De Canio è di Matera e tifa per il Bari, quindi vabbè,
non lo scarterei proprio a priori. Prendiamo una telefonata, intanto farei vedere ancora le immagini di Carlo Molfetta, anche perché devo far entrare il sindaco De Caro. Ecco qua le immagini, prendiamo la telefonata e nel frattempo facciamo venire qui il sindaco Antonio De Caro. Pronto, che linea? Ciao Enzo, sono Gigi Labari, saluto gli ospiti. Ciao Gigi. Da cosa ripartiamo l'anno prossimo? Ripartiamo dai biennali che ha fatto Solignano agli ultra trentenni? Vi faccio i nomi: Morleo, Moras, Greco, Cassani. Da qui dobbiamo ripartire. De Zerbi è un allenatore, come ha detto Maiellaro ieri in un'intervista, molto egocentrico. Secondo voi De Zerbi potrà avere a che fare con gente ultra trentenne che in campo nemmeno corre? Questi sono i danni che ha fatto Soliani. Guarda, se arriva De Zerbi devi cambiare tutto, probabilmente anche anche le mura dello stadio, insomma, perché parliamo di un altro tipo di allenatore. Vabbè. Oh, io ho fatto entrare il sindaco De Caro, che tra poco sarà ospite di Alessandra Bucci nello spazio del sindaco di Bari, perché insomma abbiamo qui l'oro olimpico del taekwondo del 2012, Carlo Molfetta. Volevo presentartelo, sindaco, perché abbiamo 3 giorni di grande taekwondo a Bari, campionati nazionali. Beh, è un fatto innanzitutto onorati di averti qui oggi. Ormai Bari si sta dimostrando una sorta di palcoscenico anche internazionale per le attività sportive oltre che per quelle culturali. Fino a qualche giorno fa abbiamo avuto il calcio al 5, la sfida tra tutte le regioni, l'Optimist per la preparazione alle gare mondiali, abbiamo avuto qui le gare per una città olimpica per certi versi, città, no, c'è un po' di tutto. Stiamo pensando di candidarci, non l'abbiamo fatto sulla cultura, ma stiamo pensando di candidarci a città europea per lo sport per il 2019, perché devo dire abbiamo una tradizione di impianti sportivi che funzionano, negli anni sono stati riqualificati, ristrutturati, oggi sono ben gestiti e abbiamo una tradizione anche di tanti sportivi della nostra città e pensiamo questa volta di poterci candidare. Sì, perché in effetti è chiaro, il calcio per i baresi, però non dimentichiamo che qui c'è una grande tradizione in sport olimpici come la lotta. Lotta greco-romana, lotta libera, ricordiamo anche la grande esperienza del maestro Bisignani al CUS Bari. Ginnastica, c'è una società come l'Angiulli che da una vita fa ginnastica. Canottaggio, esatto. Canottaggio, canoa, abbiamo l'Angiulli che è una società sportiva dove ci sono tantissimi ragazzi che fanno attività agonistica. Abbiamo una tradizione importante e penso che abbinata questa tradizione alla funzionalità dei nostri impianti sportivi che sono stati realizzati e ristrutturati nel 97 con i Giochi del Mediterraneo, io credo che questa città ormai possa ambire a ospitare eventi importanti dal punto di vista sportivo. Taekwondo ti piace? Dovrei imparare. Dovrei impararlo, non sono esperto, ho provato qualche volta a fare full contact quando ero ragazzino, ma con scarsissimi risultati. Vabbè, magari qualche lezione te la può fare Carlo Molfetta, più di un oro olimpico. Grazie, e tra poco ritroverete il sindaco nello spazio Alessandra Bucci alle 15:30. Grazie, grazie a voi. Grazie sindaco. Allora, mostriamo ancora delle immagini mentre cambiamo la scena della trasmissione. C'è un altro amico in linea, pronto? Pronto? Niente, abbiamo perso la telefonata. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. A che età si può cominciare a fare il taekwondo, Carlo? Io ho iniziato a 5, ma si può iniziare tranquillamente anche appena inizi a impari a camminare. Insomma. Addirittura? Sì, sì, sì. Anche perché i bambini hanno una elasticità che non abbiamo per adulti. I figli dei maestri solitamente i primi passi li fanno sul tatami, quindi. Addirittura? Sì, sì. Vabbè, Davide ha... Io ho due bambini, una bambina e un bambino, però vediamo. 4 la più grande e 1,5 il più piccolo. Quello di 1,5 può cominciare. Cammina, quindi può cominciare, dai. Sì, cammina. Allora 080 501 9998 per le vostre telefonate. Roberto scrive: se la trasmissione si dedicasse a temi sportivi più svariati non farebbe meglio alla mente e al cuore dei baresi? Perché no, hai ragione. Michele, credi che a Bari possano arrivare Di Gennaro e Inzaghi? Sono nomi che circolano anche questi, Di Gennaro a centrocampo, Inzaghi in panchina. Pippo Inzaghi che ha vinto a Venezia il suo campionato. Saverio, vorrei vedere in trasmissione il signor Sogliano a spiegare il perché dell'ingaggio di tanti giocatori con gravi problemi
fisici, in effetti è uno dei temi, no, al centro di discussione. Tanti giocatori arrivati a Bari con problematiche, certo alcuni infortuni sono stati infortuni da traumi, però alcuni giocatori al di là degli infortuni hanno manifestato una condizione atletica non ideale per un campionato come quello di Serie B, dove regola numero uno è correre, no? Forse più che in altri, la Serie A, dove devi magari giocare in maniera diversa, più tecnica, invece in B, regola numero uno, correre. C'è un'ultima telefonata, pronto? Pronto? Eccoci. Buonasera, ciao. Saluto agli ospiti. Ciao. Comunque il Bari deve ripartire da andare a comprare giocatori della Serie C, come nel 72, caro Enzo. Va bene. Rimanere qualche rincalzo. E comprare dalla C. E da cambiare tutto. Grazie, grazie. Quanto conta la fame nello sport, Carlo? È fondamentale. Non essere mai appagato e cercare sempre il massimo è alla base di tutto. Quindi una persona che ha fame, una persona che è affamata è la persona che poi più facilmente può raggiungere grandi risultati. Fammi capire, perché insomma lo posso chiedere a te e a pochi altri in Puglia e in assoluto. Cosa scatta quando sei per vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi? Cioè, tu entri, cominci il torneo, tu all'inizio comunque non è che sono state facili i primi turni, hai rischiato già i primi turni, o sbaglio? Io avevo un girone piuttosto duro, avevo il primo col Tagikistan che conoscevo, era molto semplice, però dal secondo incontro col cinese già era un incontro molto, molto duro. E quindi sono stati quasi tutti lì al Cardiopalma. E ovviamente poi il semifinalista, l'atleta del Mali, che era un po' quello il dente mio che dovevo togliere. E cosa scatta? Quando hai capito che è il tuo momento? Insomma, far capire cosa scatta nella mente di un atleta quando sta per diventare campione olimpico. Quando l'arbitro ti dà la vittoria, quello lì capisci, altrimenti devi... È un continuare a ricercare il massimo, il tuo massimo, perché altrimenti se, nel momento in cui credi di aver vinto è la volta buona che perdi. Che io infatti sono stato tutto l'incontro sotto, così ero tranquillo che stavo perdendo. Devi sempre rimontare, succede nel mio piccolo, per carità, gioco a tennis, non faccio questo accostamento, però a volte il meglio lo dai quando stai sotto 5-1, 5-2, che sai che insomma ormai è quello che fa... Quello che c'era da fare è stato fatto, insomma, devi soltanto, effettivamente è un meccanismo che nello sportivo, invece a me piacciono molto gli sportivi che crudeli, nel senso che se stanno in vantaggio non li prenderei mai e poi mai, sono veramente dei campioni. La domanda sulla mentalità sportiva non la posso fare a Davide Lattanzi, ma magari delle sensazioni da commentatore, da cronista, delle cose che accadono a Bari, che ti aspetti da Avellino Bari? Una riscossa, l'ultimo atto di questo... piccolo calvario sportivo che senti nell'aria? Ti do una risposta da tifoso, perché poi alla fine il cuore... io mi aspetto che la squadra onori la maglia che indossa, che è una maglia che è stata troppo spesso vituperata negli anni. Io non ho visto una squadra che ci ha creduto nelle ultime settimane, questa è la cosa che mi fa più male, perché tu puoi perdere, non puoi arrivare ad un obiettivo, non puoi... puoi essere inferiore, ci sono tante spiegazioni e magari poi a fine campionato cercheremo di capirle, però ci devi provare. Io non ho visto una squadra gettare il cuore oltre l'ostacolo. Mi piacerebbe almeno ad Avellino, ma non solo ad Avellino, perché ripeto, finché la matematica te lo consente ci devi credere, forse anche quando non te lo consente più, però mi auguro che questa squadra onori e si renda conto anche della maglia che indossa, non solo la squadra, un po' tutto l'ambiente Bari, perché se anche il tecnico viene a dire i playoff dipendono da quello che fanno gli altri, no. Se tu arrivi a 10 punti dalla terza, la colpa è tua che hai fatto un margine così grande dalla terza. Se arrivi a 14 punti dalla terza, oltre 14, la colpa è tua. Cioè, non puoi dare la colpa a chi sta sopra di te. Infatti. Il destino, il Bari ce l'aveva nelle sue mani e purtroppo gran adesso parte l'ha buttato alla fine. Vabbè. Siamo ai saluti, ricordo domani il biancherosso 91esimo minuto appena finisce la partita, ricordo il corteo di San Nicola domenica, tutto in diretta su Telebari a partire dalle ore 20, un appuntamento da non perdere, e ricordo a partire da oggi, questo fine settimana, al Palazzetto dello Sport, i campionati italiani di Taekwondo. L'ingresso è gratuito? Mi pare sì, è gratuito, libero. Quindi trovate anche Carlo Molfetta
farete un selfie con lui, perché non capita tutti i giorni di avere un campione olimpico a disposizione. Grazie per essere stato a disposizione di Telebari, grazie a Carlo Molfetta. 2-1 per il Bari, va bene. Va bene, va bene, va benissimo, Carlo. Ogni settimana qui, tanto ti veniamo a prendere. Grazie a Davide Lattanzi, buon fine settimana, ciao.